Dalla catechesi di Satana di Padre Pellegrino Ornetti, ciò che piace al diavolo. Mi piacciono i miei teologi con le dottrine da me ispirate. Oh, questi sì che costituiscono la mia punta di diamante di prima trincea. Che teologi intelligenti! Essi hanno capito che quei dogmi rigidissimi, dettati da certi sciocchi capi ecclesiastici, in realtà sono delle falsità puerili che crollano al semplice confronto con la realtà quotidiana. Che bravi, bravissimi! Del resto li ho portati ad insegnare le mie dottrine non soltanto nei seminari ordinari, ma persino nelle più prestigiose e alte università pontificie. Perfino in quella romana del vostro frate Bianco, che sarebbero Pontificia Università Lateranense, Università del Papa. La dottrina della morte di Dio l'ho ispirata io e con essa mi sono venuti dietro milioni di studiosi che sono diventati miei discepoli fedeli e convinti. Da quando io rendo, il vostro Dio è morto, non esiste più. È finita così ogni legge costrittiva. Tutti possono e devono vivere liberamente, come insegno io: libertà di idee, libertà di pensiero, libertà di azione. Ognuno è liberissimo finalmente di agire e fare quello che crede e vuole, ovunque, sempre e con chiunque. Non esiste più norma né regola. Ciascuno è come sono io, padrone di tutto e di tutti. Il vostro Dio è morto. E chi potrebbe negarlo se io stesso? No, se lo stesso vostro crocifisso ha dichiarato che io, solo io, sono il principe di questo mondo. E se lui stesso ha detto che tutto il mondo è in mia insindacabile bania e padronanza, il mondo intero giace sotto il potere del maligno, questa è Sacra Scrittura. Finalmente spesso questi teologi più intelligenti in assoluto mi hanno dato ragione. Ma se Dio è morto, allora è chiaro che sono crollati tutti gli altri dogmi: la creazione, l'incarnazione, la risurrezione, l'Immacolata, l'Assunzione, l'Eucaristia, i sacramenti, tutte storielle inventate per tenere costretti gli allocchi cristiani. Ed ecco centinaia e centinaia dei miei teologi che hanno perfino il coraggio di sfidare il prete Bianco, il Papa, con lettere firme. Allora c'era un prete Bianco che, dal punto di vista dottrinale, ha tenuto, che era Giovanni Paolo II, cosa ha scritto queste cose. Che provi il contrario, il prete Bianco, se hai il coraggio, se sei capace. Ha scrollato la testa dinanzi a queste letterine e ha lasciato i miei teologi che continuassero questi insegnamenti senza il minimo rimprovero né punizione. Dunque anche lui è d'accordo con me, attenzione a questo passaggio, nella negazione di tutti i suoi dogmi. Ma che bravo! E mentre questi grandi teologi sono con me, vi sono altri piccoli teologi, untorelli, che per rivalsa negano la mia esistenza come fiaba da medioevo, rinviando tutte le mie presenze e manifestazioni a fatti unicamente psichiatrici e psichici. Bravissimi questi teologi, questi preti e tanti vescovi bravissimi. È il servizio migliore che mi potete fare, farmi agire silenziosamente, senza minimamente lottare contro la mia presenza e le mie astuzie. Bravissimi. Fate sempre così. E io continuerò la mia opera infernale senza colpo ferire. I miei teologi intelligenti negano i dogmi della vostra Chiesa e i teologi stupidi negano la mia esistenza. Ah, che trionfo! Ma allora dove sono più gli eretici di una volta? Nessuno. Non ci sono più eretici. Non ci sono più. Né chi nega i miei dogmi, né chi nega me. Che pure nell'elenco dei dogmi
c'era anche quello della mia esistenza. Ho vinto la vostra chiesa. Ma amici, mi fermo perché tra l'altro commentare questo brano di questi tempi ben peggiori, figuriamoci, è capace un ragazzino, pure un bambino dell'asilo, perché la semina di tanti anni adesso produce frutti. C'è un passaggio, ho detto di notarlo quando lo stavo leggendo, perché per esempio Giovanni Paolo II ha retto da un punto di vista dottrinale, ma non ha punito questa gente qui. Guardate che io di queste cose ne sono testimone, perché io lo sentivo le orecchie mie. Io sono stato dentro l'università pontificia, mica una sola. Io sono stato alla Gregoriana 3 anni, a Leoniano, che era una sede distaccata del Teresianum, quindi quella dei Carmelitani, altri 3 anni, e alla Lateranense ho preso il dottorato, altri 2 anni, quindi li conosco di ogni. Tutto vero. Cioè, le stupidaggini che ho sentito dire io lì dentro, Dio solo lo sa, io tra stupidaggine sentite lì e poi quell'altra che purtroppo sentivo nel movimento ecclesiale di cui facevo parte e in cui seminario stavo, mi hanno costretto, perché io a un certo punto, capite, ho cominciato, questa è un'esperienza un po' personale, a studiare, a leggere documenti, io passavo i pomeriggi interi in biblioteca perché mi sembravano strane certe cose, dicono, caspita che dicono così. Se volete un pochino di esempi, tanto non faccio nomi di bestiarietà, anche di quelli che negano l'esistenza di Satana. Ci fu un'esperienza vissuta da me con un prete, adesso diventato vescovo, che dinanzi ad una persona palesemente indemoniata le fece interrompere gli esorcismi convincendola che erano semplicemente problemi psichiatrici. Ma io l'accompagnai, io ho visto alcune cose, ma quali problemi psichiatrici? Ce l'ho accompagnata io dall'esorcista, quali problemi psichiatrici? Io l'ho visto alcune cose. Quindi è tutto vero. Io ho sentito teologi razionalisti sbeffeggiare gli scritti dei santi o quelli che raccontano i miracoli oppure gli aneddoti o i fioretti, dicendo mica staremo a dare a queste cose. Ovviamente questi qua sono tutti vescovi adesso, tutti vescovi. Quindi, cioè, perché fino a quando resti teologo, vabbè, se poi diventi vescovo fai danni però. Quindi questa è un'operazione studiata, è pensare. La negazione sistematica dei dogmi. Cioè, una volta c'erano gli eretici, adesso sono presenti gli eretici. Non sono più gli eretici. E l'operazione è momentaneamente riuscire, certamente. Non va a finire così, non ha vinto la Chiesa, anche se lui c'ha il sogno di farlo, la Chiesa non la può vincere. Però un lavoro metodico, sistematico, di anni, perché quelli che operano in mano, non so come noi che ci stanchiamo subito e che dopo un po' ci stufiamo e smettiamo. No, no, questi fino a quando non hanno raggiunto l'obiettivo non dormono la notte. Il diavolo poi non c'ha bisogno di dormire la notte, quindi lavora H24 365 giorni l'anno, quindi al fine di realizzare i suoi nefasti disegni, il suo sogno di distruggere la Chiesa, ma nel frattempo si porta all'inferno una montagna di anime, perché questi teolograstri che fine hanno fatto? Ci sono testimonianze del diavolo dove ha fatto nomi e cognomi. Io non li faccio, non faccio sempre, non ho fatti neanche prima per ragioni di carità, ma
con nomi e cognomi che sono finiti nell'inferno. Nomi e cognomi, ovviamente alcuni di questi erano vescovi, erano diventati vescovi. La situazione è impressionante, perché il pensiero, anche il pensiero teologico, poi determina l'azione. Se uno comincia a negare tutto, ma io ho sentito qualche altro repertorio, sulla Vergine della Madonna, non avete idea di cosa state detto, sanno anche le teologhe adesso, le teologhe femministe. Nel libro di Mariologia venivano riportate al fine di informazione la posizione di queste, ma da arresto istantaneo, immediato, le blasfemie, gli oltraggi sistematici alla Madonna. Purtroppo è tutto vero, cioè io non ho la possibilità di illudermi, dice, ma il diavolo sta esagerando, queste non sarà proprio così. No, non è proprio così. È così. Oggi trovare un teologo che sia, tra virgolette, ortodosso al 100% è un problema. È un problema. Bene, questa cosa ovviamente si combatte. Una volta che uno sa queste cose, procuriamo sempre di essere ben formati nella sana dottrina cattolica, di non muoverci neanche di un millimetro da essa. Qualunque cosa dovesse accadere, non ci si smuove nemmeno di una virgola, e si ricorda bene che l'inferno esiste, come il diavolo esiste, come erano nel mondo per perdere le anime, e che dobbiamo affrontarli senza paura e non scappando certamente davanti a loro, ma con l'aiuto del Signore, facendo in modo di farli scappare loro davanti a noi. Almeno questo, insomma, quindi, con l'aiuto ovviamente sempre di Dio Onnipotente.